giocate con le vite, tutelate il nostro futuro, la salute è un diritto di tutti. Sono solo alcune delle frasi scritte dagli studenti delle scuole medie superiori di Sasso Corvaro che oggi si sono recati all'ospedale del paese insieme agli insegnanti per sostenere la battaglia contro il piano sanitario regionale. Pensare di risparmiare sulla salute, sulla scuola, anche su questi settori che sono principali, sono dei diritti fondamentali, la trovo veramente una cosa assurda. Io direi più controlli e meno sprechi. A Sasso Corvaro i cittadini non intendono mollare, continuano la loro battaglia nei confronti della regione. Questa riforma, dicono, mette a rischio la vita delle persone. Dica lei, alla fine siamo vecchietti, che solo come fa andare avanti, è una vergogna. Penso che sia fondamentale che rimanga almeno quello che c'è. Questo pronto soccorso che viene dimezzato è una vergogna, veramente. Ha appena firmato, quindi anche lei sostiene la battaglia? Ah, ci credo, io da 20 anni che la sostengo. Io sono uno dei vecchi che non per il fatto dell'ospedale di Macerata, quando si chiudeva Macerata, Sasso Corvaro, e poi abbiamo fatto altre battaglie insieme a loro. Noi siamo i vecchi quelli che fanno le battaglie. Possiamo chiedervi quante firme avete raccolto ad oggi? Si parla di 2000 firme. C'è un bel vai-vai di cittadini. Sì, anche perché il cittadino oramai è stanco di essere preso da una classe politica veramente proprio, vanno sul vago, proprio non hanno capacità. Lei considera che parte qua un ammalato che deve essere ricoverato in medicina Urbino, non c'è il posto, dove va? A Pergola. Pergola un'ora e mezzo di viaggio. Non capisco io come si fa, il vecchietto quando arriva là è morto. Qui si chiude tutto. Il progresso è diventato regresso. Tutto quello che avevano costruito i nostri avi ormai sparisce tutto. Non ho più parole.